Buonasera a tutti amici, come state? Oh, siamo arrivati, pronti? Eccoci. Ciao a tutti, ci siete? Quanti ci siete? Chi c'è stasera? Siamo arrivati su YouTube, finalmente. Allora, siamo arrivati praticamente nella casa dove sono nata, perché io nasco su YouTube. Ciao, buonasera. Ah, grazie. Allora, io sono nata su YouTube praticamente nel 2011, a cavallo, alla fine, diciamo marzo, aprile del 2011, prima, oh, mi fanno segno, facciamo le comiche. Allora, comunque, l'idea di mettere in pubblico le mie ricette nasce in Grecia, praticamente, quando stavo, ho passato 3 anni, ho vissuto lì per motivi di lavoro di mio marito, e chissà, insomma, mia figlia si guardava i video su YouTube e mi disse: mamma, dai, proviamo a fare anche noi queste cose, così almeno fai qualcosa, ti diverti e soprattutto puoi... Ciao Mari, buonasera! E fai qualcosa e soprattutto puoi condividere con tante persone le tue ricette, perché la mia passione era quella di scrivere un libro e di scrivere proprio la mia raccolta di ricette, che un po' erano le ricette di famiglia, un po' erano le ricette di... Ciao Filippo, buonasera, grazie, grazie, sei gentilissimo. Questa sera ho deciso che su questo canale userò un tono di voce più basso, perché mi hanno detto che urlo troppo. Quindi ho cerco di raccogliere i consigli delle persone che mi seguono e quindi cerco di parlare più sottovoce, ok? Se avete domande, come sempre, scrivetemi nei commenti e un po' in diretta, un po' più tardi o domani, vi risponderò e esaudirò tutte le vostre appunto domande. Se avete delle richieste di ricette specifiche, scrivetemi e io al più presto cercherò di... Ciao Antonella! Cercherò di, insomma, di rispondere e di esaudire le vostre richieste, appunto. Oggi ho deciso di preparare insieme a voi il panettone gastronomico. Avete presente? Allora, vi dirò. Io in diretta preparerò il panettone con il lievito madre. Eccolo qua, l'ho rinfrescato, guardate, l'ho rinfrescato un paio d'ore fa, proprio per averlo fresco, fresco, fresco. E già è diventato enorme. Ve lo faccio vedere più da vicino, così... Aspettate che tolgo la pellicola, che si è naturalmente tutta attaccata. No, anzi, ecco qua. Ciao Angela, buonasera! Vedete? Si sente pure il profumo. Vedete? Ok, questo è il lievito che ho rinfrescato un paio d'ore fa. Il lievito più è vecchio e più è buono, è attivo, ok? Quindi, vi spiego in due parole il lievito di birra. Voi dovete praticamente, se non avete lievito madre, potete lo stesso farlo con gli stessi ingredienti. E l'unica differenza è che dovete mettere, sbriciolare nella farina mezzo cubetto di lievito di birra, ok? Allora, io adesso vado a mettere il lievito madre nella mia planetaria. Oggi faccio la ricetta con la planetaria, perché deve essere lavorata molto, 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 insomma, dovrà essere molto liscio l'impasto. Se non avete la planetaria, potete tranquillamente farlo anche a mano. L'importante è che lo lavoriate per tanto tempo, ok? Quindi la prima cosa che vado a fare, io vado a parte abbassare un po' la telecamera, perché così magari riuscirete a vedere meglio, ok? Ok, ok, sì, a posto. Ora lascia un pochetto un po' più su, così magari ci guardiamo un pochetto più su, così ci guardiamo anche un po' in faccia. Un pochetto, non mi posso... Ah, ok, perfetto. Così un po' vi seguo e voi potete vedere. Poi dopo vi faccio vedere bene dentro la planetaria. Allora, io vado a mettere questo lievito dentro alla planetaria. Mamma mia, quanto mi piace. Allora, vado... Cerco di recuperarlo tutto quanto. Allora, sono circa 200 grammi di lievito madre, ok? E poggiamo qua. Poi, una volta messo il lievito qui dentro, io ho fatto lessare 150 grammi di patate, ok? Le ho schiacciate e a questo punto, eccole qua, le ho fatte raffreddare molto bene. Vado a metterle anche queste nella planetaria, ok? E andiamo avanti. Non è difficile, eh? L'importante è in questo panettone è lavorarlo molto. Ok, poi a questo punto vado a sbattere, eccole qua, vado a sbattere 5 uova, ok? Sbatti, 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 le sbatto bene.
però poi arrivati a questo punto prendo un cucchiaio colmo di miele. Se non avete il miele e avete il malto, potete mettere il malto, ok? Però è più facile avere dentro casa un cucchiaino di miele, ok? Andiamo a metterlo. Dimmi, Marichiara, c'è qualche domanda? Allora, c'è Tatiana Mietto che dice: ciao Cristiana, uff, che rabbia, da quanto tempo non ci sentiamo? Ciao Tatiana, buonasera! Ci siamo sentite poco fa. Allora, quindi ho messo dentro il lievito madre, le patate e il miele, ok? A questo punto devo cominciare a far andare il gancio della planetaria, ok? Adesso vado a fissare il gancio, cerchiamo di spostare poco poco, vediamo un po' se ci riusciamo, non si vede bene dentro, però vediamo un po' se mi sa che non si riesce. Prova un po' tu. Avviciniamolo. No, se avvicino non si vede. Ok. Vabbè, tanto poi adesso aumentano. Allora, guarda, Doriana, ho messo un video, ci sta un video, mi sembra un 2 o 3 video fa. Se tu vai sul canale, trovi lievito madre di Cri Cucina. Lo trovi, c'è tutta la spiegazione dettagliata. Ok? Poi se hai delle domande basterà che tu sotto al video, nel box, insomma sotto al video, scrivi il commento e io ti rispondo al più presto, ok? A questo punto io che faccio? Vado ad abbassare la planetaria e comincio a farla andare lentamente. Piano piano, comincio a far lavorare. Piano piano, ancora più piano. Ancora più piano, faccio lavorare per qualche minuto la planetaria. Adesso si stanno amalgamando gli ingredienti. Dovremmo forse cercare di inclinare un po' la... Vedi, se io... No, però così destabilizzo, no, niente. Proveremo il sistema, dai. Rispetto all'altra volta, già che siamo in orizzontale invece che in verticale, già va meglio. A questo punto io che faccio? Vado a mettere qui dentro anche 80 grammi di zucchero, ok? No, di qua. E vado sempre a lavorare. Ok, ci siamo quasi. Quando l'impasto avrà incorporato bene, ve lo faccio vedere perché è importante vedere le cose, vedete? Quando l'impasto avrà incorporato gli ingredienti, io inizierò a mettere le uova sbattute, piano piano, un po' per volta. Allora, c'è Doriana Miuli, o Miuli, non so, scusami. Sì. Grazie, dopo questa ricetta cerco quella del lievito. Ah, ok. Poi se hai qualche domanda riguardo al lievito, basterà che tu mi scriva sotto al video, io ti risponderò al più presto perché tanto mi arriva la notifica. Poi Tatiana Mietto scrive: ma hai visto il tuo lievito, esplodeva? Però quel lievito è vecchio, capito? A parte che è vecchio, è quello che abbiamo fatto insieme all'inizio qualche settimana fa. E io gli sto... Quella su Facebook, vi ricordate? Abbiamo fatto una diretta dove abbiamo preparato insieme il lievito madre? E quel lievito là, ok? E l'importante è stargli molto dietro. Io vi ho detto, il segreto del lievito è praticamente quello di nutrirlo. Nutrirlo vuol dire, appunto, rinfrescarlo ogni 3-4 giorni. Massimo ogni 7 giorni. Quando vedete che il lievito sta un po' in sofferenza, dovete mettere, alzo un po' così mi guardate, quando vedete che il lievito sta un po' in sofferenza, basterà scioglierlo in poca acqua e aggiungere più farina con un po' di zucchero, ma basterà mezzo cucchiaino, dipende dalla quantità di lievito che voi avete, ok? L'importante è che la consistenza sia bella soda dell'impasto e poi lo rimettete in frigorifero per mantenersi, ok? E poi quando vi serve di preparare la pizza o il pane o comunque volete fare qualche lievitato, basterà che voi rinfrescate il lievito. Ciao Maria Bruna, buonasera. Basterà che voi rinfreschiate il lievito e lo lasciate stare un paio d'ore fuori dal frigorifero, solamente la quantità necessaria al vostro impasto, e poi potete procedere alla lavorazione, ok? Adesso andiamo avanti.
Concetta con Andreas riscrive: come fare il lievito madre? Il lievito madre, dopo vi posso... No, cioè proprio basta che voi cercate su Cricucina, sul canale mio di cucina, il lievito madre, c'è il video, ok? Basterà che voi cercate il video, appunto. Ci sta, abbiamo fatto apposta perché abbiamo fatto una diretta su Facebook, però poi mi è stato richiesto di rispiegarlo nel dettaglio e appunto ho creato il video sul mio canale. Poi se vi iscrivete al canale, chi non fosse già iscritto, sarà possibile, accanto alla la scritta iscrivetevi, c'è una campanella per avere, riceverete, voi spingete su quella campanella, riceverete ogni volta che verrà caricato un video una notifica e vi avvertirà che appunto è uscita una nuova ricetta, ok? Comunque diciamo che di solito le ricette escono il martedì e il giovedì. Qui Angela Rosano che dice: se si adopera il lievito di birra, come inizi l'impasto? Basterà sciogliere dentro la farina il lievito di birra e procedere con le varie aggiunte. L'importante, quando c'è il lievito di birra, il sale va aggiunto sempre per ultimo, mi raccomando. Allora, io a questo punto inizio ad aggiungere le uova. Poco per volta. Appena saranno incorporate bene tutte le uova, vi faccio vedere anche l'impasto come sta avvenendo, ok? Purtroppo è un po' lento come procedimento, però vi assicuro che se seguite attentamente tutti i passaggi, riuscirete sicuramente bene nel vostro intento, insomma. Allora, se vedete che tutto l'impasto non viene preso dal gancio, potete tranquillamente usare una spatolina. Questa no, ma mi passereste la spatolina? Ah, me l'ero preparata, scusate. Me l'ero preparata la spatola, ok. Oh, ecco qua. E ci si può aiutare tranquillamente con uno strumento, ok? Maria Bruna scrive: si potrebbe fare con il Bimby? Sì, sì, tranquillamente, anche con la macchina del pane. Poi Donata Tommasi, no, mi ha preso un colpo, pensavo si era rotta. Sto Donata contrario. Tommasi scrive: ciao Gri, ce l'ho anche io adesso il lievito madre, proverò a farlo. Ok, mi raccomando, rinfrescalo molto bene e mettici un po' di zucchero nell'ultimo rinfresco, così acquisterà un po' di forza. Con le uova, comincio ad aggiungere anche la farina. Un cucchiaio. Scusami, no, pensavo di metterla da qua, ma conviene che la metto col cucchiaio. A questo punto andiamo ad aggiungere la farina. Quando l'impasto sarà così. Ve lo faccio vedere. Il problema è che, ok.
vede? No. Come faccio? Mi conviene... Non riesco a fare... Ok. Vedete come deve diventare l'impasto? Si vede? Si vede? È molto morbido. Ok, incliniamo, incliniamo. Ok, meglio così. Oh, appunto, ce l'ho fatta. Scusate, ogni tanto... Vedete, deve essere quasi liquido, ok? A questo punto vado ad aggiungere la farina. Rifermo. Rifaccio scendere la planetaria. Stefania Gangi scrive, ciao Cri. Ciao Stefania, ben arrivata, come stai? Vado ad aggiungere la farina. Anche questa gradatamente. Considerate che il video poi rimarrà su YouTube, quindi in qualunque momento vorrete fare il mio panettone gastronomico, basterà che voi andiate sul mio canale e lo troverete, ok? Nel box informazioni tutti gli ingredienti nel dettaglio, ok, non vi preoccupate. Allora, Maria Bruna Epifania scrive, scusami nuovamente, per questa dose quanto lievito di birra? Per questa dose basterà mezzo cubetto di lievito di birra. Vi faccio vedere come deve essere l'impasto e cominceremo ad aggiungere il burro, ok? Vedete com'è la consistenza? È abbastanza duretto, insomma, ok? Anche un po', vedete? Si vede, Maria? Ok. A questo punto, piano piano, sempre mandando la planetaria, vado ad aggiungere il burro. Allora, Stefania Gangi scrive, lo farcisci domani in diretta? Domani che giorno è? Giovedì? Domani sera o venerdì, tanto no, domani non ce la faccio. Venerdì, possiamo vederci venerdì sera, lo possiamo farcire insieme, possiamo anche tagliarlo insieme, ok? Che ne pensate? Fatemelo sapere. Oddio, è partita verso sbaglio. Eh no, perché sto al contrario, di solito lavoro da quest'altro lato, quindi ok, vado. Ah, dimmi. Donata Tommasi chiede, per quanto tempo si può conservare questo panettone chiaramente non farcito? Allora, non farcito, dunque, se voi prendete una busta di cellofan, la spruzzate con dell'alcol puro, lo potete conservare anche una settimana a 10 giorni, se no potete anche congelarlo. Forse è la cosa migliore, perché magari con l'alcol diventa complicato. Potete congelarlo tranquillamente, tirarlo fuori la mattina del 24, tagliarlo, farcirlo e portarlo in tavola. Tanto finisce, garantito, 24 ore non ci arriva, perché è talmente buono che finisce.
talmente buono che finisce subito. A questo punto aggiungiamo il burro, però ogni volta che l'aggiungiamo deve essere assorbito quello che avete messo in precedenza, ok? Densità giusta. Il burro sono esattamente 150 grammi di burro. L'anno scorso, quando ho fatto il corso per i panettoni, ci spiegava il maestro Pignataro che non serve andare di corsa, purtroppo, per far sì che tutto venga bene, cioè non serve mettere la planetaria veloce, ok? Serve semplicemente un po' di pazienza. E per far amalgamare bene il burro potete anche aiutarvi un pochino con le mani, ok? Ok, andiamo. Adesso che abbiamo un po' rotto l'impasto, non è la ricetta del maestro Pignataro questa, assolutamente non è la ricetta del maestro Pignataro, assolutamente no, ci tengo perché tante volte cioè. Allora, Carmela Monti scrive: ciao Cri, ti seguo per la prima volta, sei simpaticissima e sicuramente lo proverò per Natale. Scusa, vuoi fare qualche ricetta senza glutine? Sì, va bene, va benissimo. C'è qualcosa sul canale, se ti fai una passeggiata c'è per esempio un buon plum cake agli agrumi, quello è fatto tutto con farina di riso. Poi Angie Bono scrive: sei simpaticissima, ti seguo da poco ma adesso non ti mollo più. Grazie Angie, sei gentilissima. Allora, andiamo a finire di incorporare il burro. Siamo quasi, eh? Abbiamo finito, il burro è rimasto solo questo pezzetto. Ecco qua. Adesso mi aiuto un attimo con la mano e poi... Eccolo, sì, si sta incordando, va bene, sta cominciando a lucidarsi. L'importante è che si lucidi bene, perché quando è lucido vi faccio vedere anche l'elasticità. Ok, vai, giù. Angie Bon scrive: grazie a te e alla tua splendida assistente figlia. Grazie, grazie. Da, si sta vantando un po', poi lei si vergogna, non si fa mai vedere, solo che fa le smorfie tutte quante di compiacimento. Mi ero scordata il sale, a questo punto andiamo a mettere un cucchiaino abbondante di sale, se no poi sarà troppo dolce. Ok, mi preparo il piano così... Ci siamo quasi, eh?
sempre a tirare su. Ok, ancora un attimo. Sì. Ok, allora Claudia Zavi scrive: ciao Cri, grazie per le tue ricette. Non ricordo quando farai la ricetta dell'insalata russa per le prossime feste. Guarda, in settimana prossima sicuramente. Ah, è un must, perché io a casa mia ci sta sempre la sera della vigilia l'insalata russa. Sì. Giuseppina Lozzi scrive: ciao Cri, ma ce lo fai vedere anche come si farcisce? Sì. Se non ora, appena vuoi, grazie. Guarda, possiamo vederci venerdì sera. Ci vediamo venerdì sera per il taglio e la farcitura, ok? Ci siamo, ok. Vado a tirarlo fuori dalla planetaria, così almeno. Ok, vedete come deve essere l'impasto? Bello lucido, morbido, ok? Si vede da qua, ok? Sì, sì, si vede. Comunque adesso ve lo faccio vedere bene sulla spianatura. Angela Rosano chiede: se non si vuole farcirlo, si può aggiungere l'uvetta nell'impasto? Sì, puoi aggiungere anche l'uvetta nell'impasto, sì, dovresti aggiungere anche un pochino di zucchero però in più. Dovresti mettere, se vuoi farlo con l'uvetta, devi mettere 150 grammi di zucchero almeno. E poi comunque farcire con l'arancia candita, insomma metterci, o comunque la scorza dell'arancia, perché comunque gli dà un po' di sapore, capito? Gli dà un po', anche un po' di profumo. Ecco qua. Vado a riportarlo sulla spianatura e poi è quasi fatto, amici, manca poco poco poco. Carbella Monti dice: ok, grazie, farò contenta mia figlia. Beh, sti figli, alla fine si fa tutto per loro, poi i figli si lamentano, mi sono sporcata di farina fino al midollo oggi. Vabbè, allora, come sapete io non spreco niente, quindi vado a prendere la spatola e vado a recuperare tutto quello che c'è nella planetaria, ok? Manichina, una cortesia, mi si sta sciogliendo la coda. Abbi pazienza. Ok, recuperato tutto il maltolto, a questo punto vado a fare questo lavoro. Molto delicatamente. Oh, sì. Ci siamo. Perfetto. Metto poca poca farina, se no mi sporco tutta e basta. Già mi sono sporcata abbastanza. Allora, adesso vado a fare questo lavoro qua, ok? Vado a sollevare i due lembi e vado a fare questo lavoro, ok? Solo che mi si attacca tutto alle mani oggi. Praticamente questo è come se fosse, come se noi facessimo delle pieghe, ok? Dobbiamo prenderlo così, tirarlo su e mandare le pieghe di sotto, ok? Così, così e così. Praticamente dobbiamo fare questo lavoro, ok? Poi a un certo punto, quando ne abbiamo fatto qualche volta, purtroppo la consistenza è questa per forza, cioè deve essere così morbido, perché sennò verrà troppo duro. Invece se lo vogliamo bello morbido,
dobbiamo avere la pazienza di lavorarlo con le mani in questo modo, ok? Ok, ci siamo quasi, eh? Adesso se Maria Chiara mi passa la cosa... Quella è pronta, devi solo passare quella. Ok. Ok. Vado a questo punto, forse mancava un po' di farina perché mi si attacca troppo alle mani. Mi serve la spatola. Ci siamo, eh? Ok, puliamo la spianatura, sennò si continuerà ad attaccare tutto. Vado praticamente, ho imburrato una teglia. Io ho questa teglia qua, ok? Che è a bordi alti, praticamente è come fosse la grandezza del cartoncino. Avete visto quelle che vendono, non so, nei supermercati, nelle cartarie, ok? Praticamente è quella stessa consistenza, è quella stessa misura, solamente che è, oh, ok, solamente che è di alluminio. Quindi a questo punto io vado a fare questo lavoro qua. Vado a prendere, mi pulisco le mani perché sennò continua ad attaccarsi tutto. C'è un profumino. Vado con la mano a fare, praticamente a tondeggiarlo, ok? Con una mano lo passo così e con l'altra lo accompagno sotto. Una mano va sotto e una mano va sopra, ok? Poi a questo punto io vado a prenderlo, lo stringo bene sotto. Niente, oggi si appiccica, scusate, aspettate un secondo, ricominciamo da capo perché mi fa arrabbiare. Ok, vai. Oggi non è giornata, devo lavorare di più. Oh, eccoci qua. Avanti. Con le buone maniere si ottiene tutto, scusate. Avanti. Non era pronto, devo lavorare un po' di più con la planetaria. Allora, lo lavoro a mano, va benissimo anche così. Oh, a questo punto ci siamo. Oh, avanti. Cominciamo a rifare le pieghe, così, così, facciamo tante pieghe, poi lo stendiamo, così, come con il pane, facciamo le quattro pieghe, mi ha fatto arrabbiare oggi questo, come con il pane lo allunghiamo e andiamo a ripiegarlo in tre, ok? Ripetiamo questa operazione per 2 o 3 volte, in modo che sarà tipo una sfogliatura, così. Vengo un po' più in qua, se no non si vede bene. Lo stendiamo con le mani, ok? Lo pieghiamo a metà e sopra ripieghiamo a metà, ok? A questo punto andiamo, perché va lavorato, purtroppo va lavorato tanto, anche con le mani va lavorato tanto. E vedete, facciamo un'altra seconda sfogliatura. A questo punto facciamo la terza, non c'è bisogno che riposi, eh? Allora, a questo punto facciamo questo lavoro un'altra volta e abbiamo finito. Maria Bruna scrive: quanto tempo lo fai lievitare? Questo io adesso lo metto in frigorifero, domani l'ho coperto con la pellicola trasparente, domani mattina lo vado a tirar fuori dal frigorifero e poi aspetto che arrivi fino al bordo qua, ok? Fino al bordo, ma io questa la levo, non serve tanto. Allora, lo faccio che arrivi fino al bordo, poi metto in forno freddo a 180 gradi. E questo piano piano aumenterà il calore e quindi inizierà a cuocere, aiuterà la lievitazione, quindi tenderà a spingere la lievitazione. E poi dopo, se vedo che scurisce troppo, abbasso un pochino e lo copro con un foglio d'alluminio, ok? Fate la prova a stecchino dopo circa 45 minuti, ok? Allora, oh, ci siamo, vedete? Prima ci andava un pochino più di farina e andava un pochino più lavorato, ok? Quindi a questo punto facciamo questo lavoro. Bene, lo strozziamo bene sotto, ok? Così lo vado a mettere dentro alla tortiera, qui alla teglia, ok? Eccolo qua. E lo lascio stare così, coperto con la pellicola trasparente fino a domani mattina. Domani mattina a una certa ora, quando rientro a casa, magari che ho portato i bambini a scuola,
Sì, è molto morbido in effetti. Lo tiro fuori, in modo che nel momento in cui vedo che è arrivato quassù... Aspettate, non si vede. Nel momento in cui vedo che è lievitato bene fino a quassù, vado a metterlo in forno freddo e lo accendo a 180 gradi, ok? Quindi è statico. Quindi il fatto che porti la temperatura piano piano, arrivi a temperatura piano piano, aiuterà la lievitazione, ok? Aiuterà a crescere, gli darà la spinta per lievitare meglio. Poi, sicuramente dopo una mezz'ora bisognerà un pochino abbassare il forno e se si scurisce troppo basterà coprirlo con la pellicola d'alluminio, ok? E quindi fate attenzione, abbassate la temperatura e copritelo con la carta d'alluminio. Poi farà fede la prova a stecchino. Nel centro infilate lo stecchino, nel momento in cui uscirà pulito sarà pronto, ok? Però mi raccomando, fate attenzione, è meglio che sta magari basso un pochino più di tempo, fate attenzione, sennò vi resta crudo dentro, ok? Allora, io credo di aver finito per oggi, adesso vado a coprirlo con la pellicola trasparente, poi domani mattina vi scrivo tutti gli ingredienti per bene, o anche adesso, non so neanche che ore sono adesso, sono le 10, no, può darsi anche stasera riesco a scrivere tutti quanti gli ingredienti e voi potrete rivedere il video in qualunque momento. Mi raccomando, se avete qualunque tipo di domanda non esitate a scrivere e buonanotte Maria, adesso vi vedo. Ciao Gaetana, grazie, e io vi risponderò al più presto, ok? Se non vi rispondo subito nell'immediato, ovviamente magari sto facendo qualcosa e ad al più presto cercherò di rispondervi, ok? Quindi rimaniamo d'accordo che ci vediamo venerdì per tagliare e farcire il nostro panettone gastronomico, ok? Allora, buona serata a tutti! Ah, non vedi l'ora di farcirlo insieme, d'accordo, benissimo. Io lo farcirò per la vigilia, quindi saranno tutte cose di magro, non ci metto le cose e la carne, ok? Ok, grazie a tutti di avermi seguito, buona serata, a presto, alla prossima, ciao. Ora, come chiudo Maria? No. Ciao a tutti, buonanotte.